Tu chi sei? Quale strada vai? Ne fai un po' insieme a me? Giusto il tempo di inventare per noi una lingua che non c'è. Questi sono alcuni versi del brano Sono un'isola, un brano che dà anche il nome al premio Bianca da Ponte, il festival Sono un'isola, che si svolge ad Aversa. E di cantautrici e di festival parleremo oggi in questa puntata che ci consente di parlare di musica. Allora, oggi parliamo di cantautrici e lo facciamo con il presidente dell'Associazione Bianca da Ponte. Benvenuto Gaetano. Ciao Gennaro, ci vediamo tanto spesso che a volte mi scordo pure che ti devo salutare. Va bene, noi cominciamo subito con un ospite che abbiamo in linea in diretta telefonica, la vincitrice di questa quinta edizione del premio Bianca da Ponte, Momo. Benvenuta Momo. Beh, grazie. Ciao. A voi. Ciao, ti abbiamo disturbato, come stai? No, non avete disturbato affatto, tutto bene. Senti, volevamo parlare un po' con te di questo incontro che è stato fatto al MEI d'autore a Faenza in occasione della 13ª edizione del MEI a Faenza. È un'occasione importante per incontrarsi in considerazione insomma, di quello che può avvenire in una manifestazione così articolata e così complessa. Tu come ti sei trovata? Benissimo mi sono trovata, poi conoscevo in pratica tutti alla fine, quindi bene. Bene, senti, qui c'è Gaetano, insomma, con lui chiacchiereremo un po' di questa quinta edizione, tu l'hai vinta, fra l'altro insomma anche tutto sommato mettendoti di nuovo in gioco per una cantautrice che già percorre una strada abbastanza avviata. Dicevi fra l'altro durante l'esibizione della finale che per te è stata un'occasione importante quella di partecipare da concorrente a un festival. Certo, perché... Ma a me, lo ripeto, perché la cosa che mi piace del premio Bianca da Ponte è l'anonimato soprattutto con cui si viene selezionati. Quindi o proprio non entravo per niente, no? Ma certo. Loro, nessuno sapeva appunto il nome mio o di nessuno. A me questa cosa mi è affascinata molto. È stata l'occasione insomma di mettere a fuoco solo l'aspetto artistico di una canzone, insomma, della canzone d'autore al femminile. Beh, secondo me è proprio bello, dovrebbero tutti fare così, perché proprio è quello che manca in Italia adesso. La trasparenza. Sì. Questa canzone che tu hai presentato al premio Bianca da Ponte è una canzone che tu hai scritto apposta o hai sentito o avevi già in repertorio? No, questa canzone l'ho scritta che avevo 18 anni. Ero 37. Ah, ecco. L'ho scritto insieme a una mia amica, Simona Fioretti, ma veramente è una delle prime canzoni che ho scritto nella mia vita, insomma. Solo che tutto torna, nel senso che a me piace andare a riprendere, no? Certo. Quindi, beh, sono felicissima. L'occasione di venire giù al sud, ad Aversa, per te adesso che stai girando, insomma, è stata anche un'occasione di confrontarti con un pubblico molto attento come quello che si rivolge a un festival di sole cantautrici? Sì, mi sono commossa quando ho visto che erano tutti felici per la mia vittoria, quindi no? Sì. Il pubblico si è alzato in piedi e ho pianto. E che dobbiamo fare? D'accordo, ti ringraziamo di essere stata nostra ospite e ci rincontreremo magari per altre occasioni. Ciao, grazie a voi. Ciao Momo. Ciao Gaetano. Gaetano, parliamo un poco di questa presenza al MEI d'autore, insomma un'occasione dove c'erano grandissimi nomi, non solo fra quelli che partecipavano come occasione di proporre i propri pezzi, i propri dischi, ma anche personaggi che frequentavano il parterre, erano lì per ascoltare le nuove proposte. Sì, ma in effetti queste occasioni sono importanti specialmente per questo. Ora io, facendo riferimento a Momo, certo, ecco, e qui io scopro anche l'anima dell'artista, no? Momo era reduce da un successo, non solo a Sanremo. Era stata ospite al premio Tenco, sì. E si era trovata di fronte ad una platea di 2000 persone. Passare
dopo una levataccia, perché si è svegliata poverina alle 5 del mattino, arrivare a Faenza e cantare davanti a 30 persone con lo stesso entusiasmo, è chiaro che, voglio dire, è indice di passione. Noi cioè, infatti stiamo vedendo, riusciamo a intravedere, vedi, delle immagini che sono proprio frutto della registrazione che abbiamo fatto proprio a domenica al Main. E poi è evidente, chi è intelligente tra gli addetti ai lavori approfitta, sfrutta queste occasioni per essere lì e tra i personaggi noti individuarne anche qualcuno che magari si sta affacciando sulla ribalta dell'arte, diciamo... Della canzone, dice. E quindi è evidente che mi aspetto da questo mercatone che è il MEI e da altre situazioni analoghe, anche se non ce ne stanno simili, almeno in Italia, che ci siano delle persone che vengano a posto proprio per individuare dei nuovi talenti. Poi, tornando al nostro premio, sì, in effetti molti mi dicono che ho fatto delle cose, diciamo, cresciute anche in tempi brevi ed egregie. Io in realtà lo dico veramente con estrema onestà, io non ho faticato tanto, io ho avuto il merito di avere alcune idee, perché poi l'idea fondamentale, quella che adesso stiamo portando avanti del premio femminile, è stata di Fausto Mesolella e quindi io gliene do il direttore atto, artistico, no? Che è il di questo direttore artistico. Altre cose, come ad esempio, io che sono un non addetto ai lavori, ho ragionato probabilmente da papà, nel momento in cui ho pensato che la selezione dovesse essere fatta in anonimato. E adesso per questo ricevo complimenti da tutti. Io non penso di aver tirato scoperto fuori chissà cosa. Ritenevo che in un concorso fosse il minimo, anche per rispettare la qualità e l'artista, no? Quindi evitare ogni forma di condizionamento. Poi oggi in particolare, che il premio è cresciuto e abbiamo un comitato di garanzia che sfiora i 40, le 40 unità. Le 40 unità, chiaramente c'è il rischio, no? Certo. Che ci possano essere delle ingerenze, dei condizionamenti, ingerenze ovviamente, condizionamenti, attenzione, condizionamenti che potrei avere anch'io, certo, sì. Voglio dire, non condizionamenti esterni. È evidente che se ascolto una persona ormai cara, come lo sono tutte quelle che ormai hanno calcato la scena del Cimarosa, è evidente, insomma, che mi lascio condizionare. Lo dico e dico è evidente, cioè nel senso che dico, oh, che è lei. Cioè, è chiaro, e allora magari il condizionamento si riferisce anche ad un ascolto più attento, però l'ascolto più attento è fondamentale in questi casi, perché è da un ascolto attento che poi si riesce a tirar fuori qualcosa di bello, non diciamo di nuovo, di particolare, però quantomeno di bello, di valido, ecco, da poter proporre. D'accordo, allora questa compilation che possiamo vedere qui del... quinta edizione del premio Bianca da Ponte, per chi volesse avere maggiori informazioni può visitare il sito www.biancadaponte.it e questo argomento ci ha consentito di parlare di musica.